L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che è accompagnato dall'avvocato Francesco Fortuna, capo del gabinetto del Ministro. In realtà è il mio capo dell'ufficio legislativo, l'avvocato Enrico Esposito, Ah, perché il ecco. gabinetto. Ok. Prendiamo atto di questo cambiamento in corsa. Benvenuti. Ricordo che l'audizione odierna è in relazione alle disposizioni attuative delle misure sull'efficientamento energetico degli edifici, previste in particolare dal decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, appena convertito in legge. A tal riguardo, la Commissione ha deciso di dedicare un ciclo di audizioni di approfondimento, alcune delle quali si sono già svolte con ANCI, Confedilizia e Confindustria e con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, e altre si svolgeranno nelle settimane a seguire al fine di acquisire le esigenze degli operatori del settore rispetto alle norme poste in essere. Ringrazio quindi il Ministro per la sua disponibilità e lo invito a procedere alla sua relazione. Prego, signor Ministro, benvenuto. Grazie, grazie Presidente, grazie per dare questa opportunità anche al Ministero dello Sviluppo Economico di approfondire alcuni degli elementi che sono contenuti nell'articolo 119 e 121 in particolare del decreto rilancio. Intanto un saluto a tutti i colleghi. Credo che cercherò di essere breve anche perché so che i tempi sono un po' determinati dai lavori d'aula e delle commissioni, per cui vorrei dare anche modo ai colleghi di intervenire eventualmente dopo la mia breve relazione, però alcune premesse non posso non farle. Credo che all'interno di un decreto, il decreto rilancio, che è stato prevalentemente dedicato in realtà al ristoro dei danni causati alla nostra economia dal coronavirus, alcune ripetizioni di misure previste già nel decreto precedente, nel cura Italia, e altre invece di nuova implementazione, un impatto importante. Parliamo di un decreto da 55 miliardi circa, quindi molte misure appunto di ristoro. Credo che due o tre misure invece erano di prospettiva, e certamente la misura di prospettiva più importante che abbiamo voluto inserire nel decreto di lancio è proprio il cosiddetto super bonus, cioè l'aumento per alcune categorie di interventi, ovviamente edilizi, delle aliquote di detrazione al 110%. Non sto ovviamente a ribadire l'importanza dell'essere andati oltre il 100%, proprio perché il meccanismo poi di cessione del credito porterà a un necessario sconto della cessione, e quindi partire da un'aliquota del 110% farà sì che anche il meccanismo di sconto garantirà comunque al cliente, al fruitore iniziale del credito, sostanzialmente di vedere realizzati i lavori nella propria residenza o nel proprio edificio sostanzialmente in modo gratuito, o con una detrazione in 5 anni o con uno sconto diretto in fattura. In sede di conversione i lavori parlamentari hanno nettamente e decisamente migliorato il testo, questo è indiscutibile, quindi devo ringraziare i colleghi di Camera e di Senato, perché purtroppo i tempi di conversione dei decreti spesso obbligano di fatto a modificare il testo in una delle due Camere, quella di partenza, ma so che tutti i gruppi si organizzano in qualche modo per il coinvolgimento necessario di entrambi i rami del Parlamento, ancorché non in modo formale, e quindi mi sento di ringraziare il lavoro di tutte le forze politiche, sia di Camera che di Senato, per i netti miglioramenti fatti dal testo. Credo che sia evidente che il settore dell'edilizia è un settore trainante per la nostra economia, che è fermo da più di 10 anni, che ha pagato tutte le crisi che questo Paese ha avuto negli ultimi 10-15 anni. Era giusto intervenire, e lo ritengo. Io ho fatto anche prima del lockdown di marzo un tavolo sull'edilizia, l'ho voluto fare al Ministero dello Sviluppo Economico, che non ha una competenza diretta sui temi di edilizia, che è ovviamente più legata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma l'ho voluto fare al Ministro proprio per dare un segnale di attenzione ad un comparto che è, a mio avviso, un comparto industriale del Paese, che ha
grande capacità di generare ricchezza e soprattutto di distribuirla. Era quindi necessario intervenire su quel settore con una norma di sistema, con una norma di prospettiva, anche perché abbiamo da raggiungere degli obiettivi legati al piano nazionale integrato di energia e clima che porta alla richiesta del settore residenziale di un contributo pari a circa il 35% dei risparmi di efficienza energetica al 2030. Noi ci troveremo quindi, ci siamo trovati quindi a voler predisporre una norma che da un lato desse una scossa forte alla parte offerta, quindi al settore edilizio, dall'altro consentisse a tutti i cittadini di vedere realizzata un'abitazione dove poter vivere in modo più confortevole con edifici che abbiano un'efficienza energetica a livello di un paese come deve essere l'Italia. Dall'altra parte abbiamo inserito ovviamente anche il sisma bonus, quindi nelle detrazioni del 110% i lavori di riqualificazione sismica del comparto edilizio e quindi ritengo che ci siano tre grandi pilastri che questa norma porta dentro in un contesto, in un legante che è quella della circolarità dei crediti d'imposta che riteniamo in questo momento storico in particolare essere un valore aggiunto alla misura che stiamo facendo. Lascerò poi queste quattro paginette di relazione per la Commissione. Però volevo darne parziale lettura perché il decreto rilancio ha previsto l'emanazione di due decreti attuativi e questo è forse uno degli elementi più interessanti di cui volevo relazionarvi anche anticipando alcune delle cose che accadranno nei prossimi giorni, che sono di stretta competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il primo, il cosiddetto decreto requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3 ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 numero 63, convertito nella legge con modificazione della legge 3 agosto 2013 numero 90, prevede il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Lavoro del Mare e del Ministero del MIT ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Questo lo preciso, quindi è una previsione introdotta già dal legislatore nel 2013 che aveva già iniziato a modificare il sistema delle detrazioni fiscali per gli interventi e le agevolazioni per gli interventi edilizi e delegava il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con MATM, MIT e MEF alla redazione del cosiddetto decreto requisiti minimi, decreto che esiste già ma che ovviamente va modificato rispetto alle nuove disposizioni normative contemplate nell'articolo 119. C'è un secondo decreto invece che è un decreto nuovo, che non è prevista nessuna altra normativa, che è quello contenuto al comma 13 del 119, che è il cosiddetto decreto asseverazioni, ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del modulo su cui si assevera delle assicurazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti, tra cui ovviamente Enea. Il decreto più importante è certamente il decreto requisiti tecnici e la bozza di decreto ha subito una significativa accelerazione dell'iter che si è appena concluso, fermo restando che la firma che avverrà nelle prossime ore dovrà poi ottenere il concerto formale, anche se quello informale ovviamente è già stato acquisito, di MIT, MATM, MEF e poi la necessaria registrazione, quindi i tempi non saranno certamente lunghi, ma non sarà domani, mentre nelle prossime ore il decreto sarà firmato, poi l'entrata in vigore ovviamente ha bisogno della registrazione a Corte. Il decreto è mosso dalla volontà da un lato di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti e dall'altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l'erogazione delle agevolazioni. È chiaro che nel momento in cui la detrazione del 110% uno degli elementi critici può essere quello dell'aumento dei costi di realizzazione delle opere. Io per realizzare un capotto esterno
Oggi ovviamente dovendo fare l'intervento sto attento che il ponteggio costi tra i 10 e i 14 euro al metro quadrato, che il cappotto costi tra i 120 e i 130 euro al metro quadrato compresa installazione, ma domani che la detrazione è del 110% potrei non avere questa attenzione. Io credo che intanto dovremmo avere un po' di fiducia anche nei tecnici, non lo dico per difendere la categoria a cui appartengo, ma i progettisti, i direttori dei lavori, insomma, penso che sapranno fare comunque il loro lavoro. Come previsto diciamo dall'ordinamento sulla definizione delle funzioni delle professioni ordinistiche, in particolare quelle tecniche. Dall'altro anche i cittadini hanno certamente la necessità di valutare e verificare che ciò che viene fatto a casa loro abbia un giusto rapporto tra qualità e prezzo, dall'altro però dobbiamo trovare anche degli strumenti di verifica e chiaramente l'asseverazione che il tecnico dovrà fare di corrispondenza dei prezzi applicati rispetto ad alcuni parametri è ovviamente un elemento di protezione del sistema che vogliamo inserire. Il provvedimento definisce in particolare i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'ecobonus, del bonus facciata e del superbonus al 110%, i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia in situ, eseguite dall'ENEA e volte ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Quanto in particolare ai massimali di costo, questo è un elemento appunto molto importante, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui l'articolo 119, nonché per gli altri interventi che prevedono la redazione dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico stesso asseveri che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri. A, i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportate nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l'edificio oggetto di intervento, oppure in prezziari commerciali. B, in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. Qui una piccola precisazione, lo dico anche per esperienza personale, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché effettivamente ci sono dei prezziari fatti veramente, veramente bene in alcune regioni, ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni. E quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni. Quindi la prima è quella del prezziario regionale. Esistono però dei prezziari commerciali, adesso non voglio, ma insomma, perché un prezziario appunto commerciale, ma il prezziario DEI è un prezziario fatto molto molto bene e può essere un punto di riferimento per molte delle lavorazioni, però nessun prezziario è sempre così completo da non necessitare di integrazione di un'analisi prezzi. Qualsiasi opera che viene progettata, anche qui parlo per esperienza, non esiste che tutte le tipologie di lavorazioni abbiano per certo a riferimento un prezzo unitario definito da un prezziario di riferimento. E quindi il tecnico può avvalersi della sua facoltà di fare un'analisi del prezzo. L'analisi del prezzo è una modalità è un obbligo per i progettisti nelle relazioni delle opere pubbliche, laddove non vi sia per quella lavorazione specifica un prezzo di riferimento nel prezziario, ovviamente deve valutare il costo delle materie prime, i costi dei noli, dei trasporti, il costo della manodopera e ovviamente il costo delle materie prime, cioè può essere riferimento a un prezziario di forniture o a prezziari commerciali che ci dicono quanto costa il singolo elemento che viene montato nella singola lavorazione. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione. Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi per la relazione dell'APE, anzi delle APE, perché sappiamo che bisogna fare l'APE prima e dopo l'intervento, nonché per l'asseverazione da calcolarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.
Per gli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui era allegato 1 del decreto. Va sottolineato che nell'ultima versione del decreto si è valutato positivamente di inserire espressamente l'applicazione dell'incentivazione anche ai microgeneratori e alle celle di combustione, cioè a idrogeno, ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico dell'edificio. Per quanto riguarda il DM asseverazioni, in adempimento a quanto previsto appunto dal comma 13 lettera dell'articolo 119 di rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi come previsti dai decreti di cui al comma 3 ter dell'articolo 14 della legge 4 giugno 2013 del 63. Numero 63, scusate, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. L'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta secondo il modulo tipo di cui era allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione. Questi sono elementi del decreto ministeriale che vedrete a giorni. Probabilmente il decreto asseverazioni lo firmo oggi e non ha bisogno di concerto, quindi da oggi il decreto è firmato, di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi. Secondo il modulo tipo di cui era allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori. Questo, devo dire che il Parlamento su questo ha fatto veramente un ottimo lavoro, perché una delle criticità, posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del cliente, il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d'imposta a stato avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende, perché chiaramente le aziende devono pagare le forniture, ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d'imposta durante l'esecuzione dei lavori, possono ovviamente cedere il credito d'imposta maturato al sistema finanziario, delle banche, sostanzialmente banche, poste o chi si metterà a disposizione, e lo stiamo vedendo che sono molti istituti che lo stanno facendo per acquistare i crediti e quindi avere la liquidità necessaria a fare l'intervento. Vado molto brevemente sui tempi di adozione dei decreti ministeriali. Ho già detto, concludo dicendo che, in riferimento al DM requisiti tecnici, si rappresenta che il testo definitivo modificato e integrato secondo l'indicazione da ultimo pervenuta all'Agenzia delle Entrate sarà trasmesso nella giornata odierna all'ufficio di gabinetto e quindi inviato per il concerto MIT-MATM-MEF, mentre, come detto, il decreto ministeriale delle asseverazioni verrà sottoscritto oggi. Io avrei concluso, così magari riusciamo a raccogliere un po' di interventi. Grazie. Grazie signor Ministro per questa analisi puntuale, completa, direi anche sul vivo, aggiornata, visto che stiamo parlando di provvedimenti che, come lei ha ricordato, verranno adottati ad ore. E a questo punto lascerei spazio ai commissari. Senatore De Bertoldi, prego. Ringrazio il ministro Patuanelli, che da un po' non lo vedevamo in Senato, ovviamente con tutti gli impegni, e quindi insomma lo rivedo volentieri in commissione. Io, ministro, non le nascondo che ritengo che la misura della quale stiamo discutendo sia o possa almeno potenzialmente essere la miglior misura, come ho dichiarato anche in dichiarazione di voto in aula, la miglior misura, forse per noi l'unica misura interessante dell'intero decreto rilancio. Proprio per questo mi voglio augurare che questa misura possa effettivamente essere utilizzata e contribuire alla crescita e alla ripresa di questo Paese.
Lo ringrazio anche ovviamente per essersi ricordato insomma, nel miglioramento del decreto anche di noi senatori, anche se sai benissimo insomma, che purtroppo il monocameralismo che ormai è imperante ci ha di fatto impedito di metterci mano concretamente. Nello specifico, vorrei che ancora anche nei decreti attuativi, nelle disposizioni che andranno poi di fatto a formare definitivamente il percorso, si cercasse di semplificare il più possibile, perché ho sentito, io sono un commercialista, quindi non sono uno di quei tecnici primariamente interessati al percorso, che sono soprattutto ingegneri ovviamente, architetti e geometri eccetera, ma ho sentito un po' di preoccupazioni per alcuni passaggi che sarebbero un po' complicati, tanto che qualche giorno fa finanche il Sole 24 Ore in un articolo diceva in alcune situazioni nonostante tutto conviene andare sulle misure precedenti, il 50%, il 65% eccetera, che sono sicuramente meno convenienti ma molto più facili e più realizzabili. Ecco, io vorrei che questo non fosse un'alternativa reale, perché appunto la misura è buona, è interessante, ma dobbiamo fare in modo che, come purtroppo spesso accade in Italia, la burocrazia, la paura che gli italiani siano sempre pronti a rubare, a fregare, a eludere la legge, ecco, non vanifichi la portata della norma. Quindi benvengono ovviamente le regole, ci mancherebbe altro, ma ecco, cerchiamo di non rovinare una norma che in sé potrebbe essere molto importante. Ecco, l'ultimo passaggio, per non rubare tempo ai colleghi, riguarda un aspetto fondamentale del bonus, e cioè il fatto che questo credito d'imposta sia un credito d'imposta che ha fatto un passo in avanti, forse anche due, cioè è trasmissibile e quindi cedibile e utilizzabile. Bene, io credo che ci vorrebbe uno sforzo in più, in senso ovviamente più lato, che sarebbe quello di accompagnare questi crediti d'imposta alla moneta fiscale. È un percorso che insomma, si dovrebbe portare avanti, perché nel momento in cui davvero si cartolarizza il credito d'imposta si potrebbe rendere questo strumento al 100% efficace e permettere di creare questa moneta parallela che darebbe ulteriore vitalità al sistema. Quindi il mio auspicio è che anche lei, quale ministro, possa supportare questo percorso, che peraltro proviene anche negli intenti dal suo movimento e al quale Fratelli d'Italia ha dato un supporto, almeno nelle intenzioni, se verrà tradotto in fatti concreti e praticabili. Grazie. Grazie senatore. Senatore Fieno, prego. Sì, grazie. Anch'io ringrazio il ministro, perché ci ha dato delle informazioni molto, molto importanti, vista anche l'attesa che c'è per la misura. Giusto due brevi considerazioni. In realtà concordo con parte di quello che è stato detto dal collega De Bertoldi, ma non concordo sul fatto che ci sia un rischio di vanificazione della misura, perché uno dei due elementi principalmente innovatori della misura non è tanto, forse secondo me è quello più innovatore, non è tanto la percentuale di detrazione quanto la cedibilità a chiunque dei crediti. Quindi anche le vecchie detrazioni, le vecchie misure diventano cedibili, e quelle sono una rete di salvataggio. Quindi nella malaugurata ipotesi in cui un soggetto non dovesse raggiungere il miglioramento energetico di due classi, ad esempio per l'isolamento termico, ha comunque la rete di salvataggio del 90% del bonus facciate, anche quello cedibile allo stesso modo, quindi a terzi, a banche. Quindi in realtà c'è la parte secondo me più importante della misura, che rimane comunque sempre in piedi anche per le vecchie detrazioni, e questo è molto importante. Sulla questione della moneta fiscale, nei fatti, nel momento in cui tu un credito fiscale lo puoi cedere a chiunque, già stai emettendo moneta fiscale, soprattutto in percentuali così, così alte da parte dello Stato, ma a prescindere dalla denominazione di moneta fiscale o meno, questo è lo Stato che interviene in una misura con diverse finalità, come diceva il Ministro, per dare fiato a quella che in Italia è sempre stato il settore maggiormente trainante.
Allora, credo di aver capito, perché forse il passaggio l'ho sentito così un po' male, però che c'è stata da parte del Ministero un'estensione della possibilità di beneficiare della misura anche per chi adotta sistemi di accumulo di energia prodotta con celle idrogeno, e quindi questo è molto importante, perché anche io sono un semplice commercialista, però effettivamente questa nuova energia credo che abbia molte più potenzialità anche dell'attrazione pura e semplice, semplicemente elettrica, quindi questa è un'estensione che è molto importante. No, la cosa che volevo chiedere è se era stata prevista nella circolare, o in caso contrario se si intendeva prevedere una precisazione sulla tempistica dell'attestazione energetica. Nel senso che l'attestazione energetica sappiamo che deve essere fatta prima e dopo i lavori, però ci sono contribuenti che i lavori li avevano già iniziati, quindi giusto una precisazione per sapere se il tecnico può redigere un'attestazione energetica con data antecedente, quindi retroattiva alla data di inizio dei lavori. Grazie. Grazie senatore. Onorevole Giacometto, prego. Grazie Presidente. Intanto mi scuso con il Ministro e con i colleghi per il ritardo con cui sono arrivato. Comunque ho sentito la coda del suo intervento, che peraltro mi ha dato anch'essa alcuni spunti su cui poi magari farò qualche domanda. Intanto una considerazione generale che va nella direzione di quanto detto già da chi mi ha preceduto, in particolare dal senatore De Bertoldi, e cioè che questa misura evidentemente forse è l'unica dal nostro punto di vista che risponde un po' al titolo che si era dato al decreto che è stato approvato qualche settimana fa, cioè un vero e proprio rilancio. All'interno di quel documento probabilmente la misura del superbonus al 110% risponde essenzialmente appunto a un tema di rilancio, perché noi sappiamo che tutto ciò che gira intorno a questo mondo, al mondo dell'edilizia, al mondo delle costruzioni, al mondo insomma, che all'efficientamento energetico, evidentemente ha una capacità di essere anticiclico in campo economico, soprattutto in situazioni di grande difficoltà come sono quelle attuali. Quindi la possibilità per i cittadini di fare degli interventi che poi trovano una modalità che è il superbonus al 110% di sconto in fattura o di cessione del credito, è evidentemente una modalità che favorisce il rilancio, si spera. E a tal proposito faccio subito una domanda, poi magari andiamo sul resto. Chiederei al Ministro se al termine del periodo di osservazione, cioè nel quale il superbonus è in vigore, che mi sembra scada il 31 gennaio del 2021, per tutti, 30 giugno 2022 per gli istituti autonomi delle case popolari, si prevederà un monitoraggio delle ricadute di questo tipo di misura, perché credo che questo possa essere interessante non solo magari al termine dell'intervento, ma magari per fasi successive durante questo anno e mezzo. Questo dal punto di vista della norma. Poi per quanto riguarda i decreti mi ha già risposto sui tempi. Un'esigenza che avverto nel colloquio quotidiano con gli operatori del settore soprattutto è quello certamente della semplificazione, l'ha detto il senatore De Bertoldi, che è un tema fondamentale per far sì che questo provvedimento abbia i suoi effetti che tutti noi auspichiamo, ma anche quello dei tempi. Quindi se da un lato il decreto delle asseverazioni, come ci ha detto, è imminente, quindi nella giornata odierna, quindi questa è certamente una buona notizia, dall'altro lato il decreto sui requisiti tecnici avrebbe bisogno di una certezza in più dal punto di vista dei tempi, e quindi le chiederei una particolare attenzione. Infine, due così suggerimenti, considerazioni generali che potrebbero trovare spazio magari in altri provvedimenti per migliorare ulteriormente la norma. Uno, la possibile estensione, e mi piacerebbe sentire cosa ne pensa il Ministro, di questa opportunità anche alle partite IVA in generale, che credo che sia un tema su cui il Governo dovrebbe riflettere. E due, l'ho detto prima lateralmente parlando
dell'Istituto Autonomo Case Popolari una possibile anche estensione temporale, magari uniformandola al 30 giugno 2022. Non capisco la differenza tra il condominio privato e l'Istituto Autonomo delle Case Popolari in termini temporali, ma magari anche andare oltre il 2021, 31 gennaio o 30 giugno 2022. Grazie. Grazie onorevole Giacometto. Signor Ministro, mi permetto di aggiungere un'ulteriore considerazione che è emersa anche dalle audizioni che abbiamo fatto nelle sedute precedenti. C'è questo, diciamo, questo dubbio rispetto alla possibilità di cedere il credito diciamo, e renderlo effettivamente moneta circolante in relazione al numero delle cessioni che si possono fare a seguito della prima cessione. E credo che sarebbe importante chiarire anche questo aspetto, perché evidentemente la possibilità di cedere il credito senza limitazioni di fatto renderebbe a tutti gli effetti questo credito una moneta circolante alternativa. Quindi sarebbe molto importante considerare o comunque valutare anche questa possibilità proprio per dare piena attuazione alla misura. Ed infine lei certamente conosce gli studi che sono stati fatti dal CRESME e dall'Ufficio Studi della Camera, che hanno dimostrato che negli ultimi 20 anni le detrazioni fiscali sull'edilizia non solo non hanno prodotto costi per il fisco, ma addirittura hanno prodotto un'utilità. Si stima circa un miliardo e mezzo di utile per lo Stato al netto, diciamo, dell'indotto, e considerando l'indotto si parla di una qualche decina di miliardi. Ora i numeri sono sempre opinabili, ma certamente questo è un aspetto che ci dovrebbe far riflettere anche per rendere strutturale questa misura. Grazie signor Ministro. Grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi intervenuti. Parto proprio da quest'ultima considerazione. Io sono totalmente convinto che sia così, che il moltiplicatore anche poi degli interventi in edilizia è un moltiplicatore virtuoso, e stimolare l'edilizia porta appunto, come dicevo prima, a produzione e a distribuzione di ricchezza. Bisogna convincere la ragioneria che, diciamo che, ma io lo dico anche giustamente, riesce molto bene a determinare i costi quando si parla poi di individuare anche le ricadute e i benefici fiscali di una misura, diciamo che ha il braccino un pochino più corto, quindi, ma ritengo che sia comunque un elemento anche di giusta cautela. E questo elemento però lo ricollego ad alcuni altri interventi. È fondamentale il monitoraggio di quello che succederà, proprio per valutarne la ricaduta, gli effetti reali, anche perché l'innovazione che abbiamo introdotto col 110% non è soltanto un aumento dell'aliquota di detrazione, ma anche legata alle tipologie di lavori che facciamo. Quindi, e lo dico veramente da tecnico che per quasi 20 anni ha fatto la professione, non è facile capire quanti immobili avranno la possibilità di essere oggetto di intervento con le condizionalità del 119, che non sono ampie, nel senso non sono tante le condizionalità, quindi i requisiti sono abbastanza semplici. Però non tutti gli immobili hanno la possibilità di vedere realizzato un capotto esterno, non soltanto per questioni di vincoli o per facciate particolari che non consentono la realizzazione del capotto esterno, ma ad esempio perché il requisito richiesto del passaggio delle due classi energetiche può costringere alla realizzazione di un cappotto di dimensioni importanti, e questo può essere difficile realizzare laddove la distanza tra le facciate finestrate è di 10 metri e non si riesce a stare nei 10 centimetri, e dipende molto anche dalle normative, dalle norme locali, cosa che il governo non ha nelle sue disponibilità complete la possibilità di valutare singolo caso per singolo caso se quell'intervento è possibile o meno. Per cui la valutazione reale dell'effetto della norma ce l'avremo probabilmente verso la fine del periodo di sperimentazione.
Però la cosa molto interessante è che questa norma è stata vista a livello europeo con grandissimo interesse da quasi tutti i Paesi membri, che ci hanno chiesto delucidazioni, spiegazioni, approfondimenti. Siccome è legata al raggiungimento degli obiettivi PNIEC, è uno dei 13 elementi di valutazione dei progetti che entro il 15 ottobre dovremo presentare alla Commissione per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery and Resilience Fund, è proprio il raggiungimento degli obiettivi PNIEC. E questo elemento dell'efficientamento energetico è un elemento importante, perché il 35% degli obiettivi di riduzione di emissioni è legato all'edilizia, cioè alla residenza e all'efficientamento energetico degli immobili. Riteniamo che possa essere uno degli elementi da inserire, che duri tutto il settennato e che possa avere le risorse europee per essere attuato, laddove non riuscissimo a dimostrare che c'è invece un beneficio e quindi non è un costo, cosa che è oggettivamente complessa. Quindi io ritengo che sia la preoccupazione sul numero di cessioni, la comprendo, però il testo è scritto in modo proprio da essere abbastanza chiaro nel dire che le cessioni sono, non hanno un numero predefinito, ma è questo il passaggio epocale della norma. Cioè, fino a ieri Eurostat e Banca Italia ci dicevano che dopo si poteva fare la cessione una volta all'interno della filiera, e proprio perché altrimenti si creava debito pubblico. Questo è il vero, noi dobbiamo arrivare alla moneta fiscale, senatore, per piccoli passi, perché sono quelle cose che è un po' la rana bollita, no? Cioè, se l'acqua è bollente mette la rana, salta fuori, se invece la lasci piano piano riesci a cuocerla a fuoco lento, perché altrimenti avremo difficoltà ad arrivare a quell'obiettivo, che è un obiettivo secondo me sacrosanto, non lo dico per, io sono, rappresento il governo e non una forza politica, e quindi rispetto il mio ruolo istituzionale, però è evidente che la forza politica a cui appartengo, e non solo questa ma anche la sua, senatore, ha sempre parlato di moneta fiscale, e secondo me è un elemento che dobbiamo piano piano raggiungere. Questo è probabilmente il passo più grande che siamo riusciti a fare. Adesso vanno fatti ancora di ad esempio le detrazioni, i crediti di imposta legati al 4.0 possono essere oggetto di discussione parlamentare su come trasformarli in crediti cedibili. Per le imprese sarebbe un elemento importante, ma non solo, ma anche le compensazioni del credito con i debiti fiscali devono essere contenute in un disegno un po' più ampio di quanto oggi accade. Sono convintissimo che l'estensione alle partite IVA e l'estensione temporale, l'ho già detto, ma l'estensione alle partite IVA possa essere un elemento importante. Ribadisco che va visto nel contesto dell'effetto complessivo della norma. Abbiamo questo periodo di chiamiamola sperimentazione. Adesso la norma prevede per l'edilizia residenziale il 2022, io ritengo che si debba dare una certezza almeno nell'arco di un triennio. Cioè, io considero che tutte le misure che vengono fatte, il 4.0, l'ecobonus, dovremmo avere la capacità di farle per un triennio per dare delle certezze di programmazione degli investimenti. E dopodiché nel triennio valutare, poi alla fine del triennio valutare se riproporlo per un ulteriore triennio. Ma ritengo che le risorse ci saranno per portarla avanti per tutto il settennato della programmazione economica finanziaria europea, perché che lavora a settennati. Sui tempi, ribadisco, io credo che oggi stesso dovremmo riuscire ad inviare per il concerto anche gli requisiti tecnici agli altri ministeri. Scusate, ma non credo che sia l'unica misura di prospettiva contenuta nel decreto rilancio, che è vero, ha un nome forse forzato, lo dico perché non mi piace parlare per slogan, e non mi piacciono neanche i titoli dei decreti, i decreti sono decreti, chiamiamoli per numero e per data, però io credo che invece quello che abbiamo fatto sul mondo delle start-up e sul trasferimento tecnologico con la fondazione Neatech, che è stata criticata da una forza politica in particolare, ma che in realtà è un
tassello che mancava nel passaggio fondamentale che c'è tra la ricerca scientifica, la ricerca applicata e la prototipazione, quindi quel pezzetto dalla ricerca applicata al prototipo mancava di supporto rispetto a un mondo virtuoso di start-up che nascono. Quei 500 milioni sono veramente ben spesi, veramente ben investiti in un progetto di rilancio per il Paese. Quindi non è soltanto questa la norma, ce ne sono due almeno. Forse non basta giustificare il nome del decreto, questo io lo condivido, guardi. Lo condivido. Sto guardando le domande, se la tempistica per l'APE in realtà non c'è un'espressione, cioè non c'è una previsione specifica, l'APE però è un elemento che deve contenere la data a cui fa riferimento l'analisi, ma posso redigere oggi, già oggi è così, però devo dichiarare di essere in possesso dei dati necessari per fare un'APE oggi rispetto a una situazione pregressa. Questo in un processo come questo accade sempre, perché c'è una parte progettuale che parte comunque dallo stato di fatto, anche se i lavori sono iniziati prima. Quindi ritengo che si possa risolvere questo problema. Credo di aver risposto quasi a tutto, se non ho preso male, sulla maggior semplificazione possibile. La volontà di modellizzare, quindi di standardizzare le tipologie di modelli da inviare ad Enea proprio per incidere fortemente sulla semplificazione, quindi avremo tutti con lo stesso modello, quindi la semplificazione non è soltanto in uscita ma anche in entrata per poi l'ente e il soggetto che dovrà fare i controlli e le verifiche. Io non ho altro da aggiungere, vi ringrazio per questa audizione e per l'attenzione. Grazie signor Ministro, mi permetta di farle complimenti per la chiarezza dell'esposizione e per la competenza. Grazie. E da tecnico dico che si vede quando c'è un tecnico al posto giusto. Grazie Presidente, grazie a tutti.